Notizia d'ingresso, figli della me, se stai guardando questo video su YouTube è perché molto probabilmente ti sei perso la live su Twitch alle 21, tutte le sere su Twitch, da lunedì a venerdì, facciamo il Back in the Days o comunque delle live su Twitch che dove poi dovresti seguirci, secondo me dovresti seguirci. Almeno hai la chat interattiva e puoi dire le tue cose insieme a noi. Se invece stai guardando questo video da YouTube, metti il like, condividi, iscriviti, a te non costa niente, a noi dà una grande mano. Direi che iniziamo subito con Night, Raptus 3. Perché Raptus 3? Perché avevo voglia di rap. Senza nulla togliere agli ultimi lavori di Night e a tutto quanto. Io mi ricordo che ho un bel ricordo di Raptus 3. Quindi andiamo a vedere se questo disco è invecchiato bene, perché mi sembra fosse il 2019 questo disco qua. Inizia con Per essere vivi. Voilà, eccola qua, era già qua, perfetto. E vai, un po' di pubblicità. Io raga ho un problema perché guardo YouTube e ho le pubblicità. Anche voi avete delle pubblicità. Perché? Perché non vi siete abbonati. Se vi abbonati non avete le pubblicità. Jedi, baby. Sento che il mondo è fuori, sento che ci sto dentro, sento che non sento nulla, tu non mi tocchi, sento che non mi offendo. Scarpe per le strade, odio l'inverno anche l'estate. Sento amoreggiare, per la strada ti voglio corteggiare. E cambiare le regole, amarmi, pure se non so di cosa sono fatto in fondo. Tanto vale farsi. Wow. E siamo al Radio Arcade di notte. Per tutti gli affigionados del Black Pigeon, questo è il Radio Arcade della notte. Wow ragazzi, è iniziata proprio bene. Guarda, l'unica cosa che devo dire, ho dipinto di rosso il viso e gli occhi così non ti accorgi quando sanguino. È la stessa cosa che aspetto che piove per pisciarmi in faccia, così non ti accorgi che mi piacciono queste cose qua. Ah, piango da solo nella pioggia. Posso fare un piccolo appunto? Basta, basta, Jim Morrison e Smemoranda hanno rotto il cazzo, già mo. Allora, secondo pezzo è la mia voce, vai. 3D, la mia voce è una batteria sul beat, sono in prima linea fanteria o sul mic. È presente quando prendi un 2D picche, in più arriva il suo ragazzo e ando per fare qualcosa che sarà immortale. Mi ci vorranno giorni, settimane, forse mesi, anni per salvare me. Picato per qualcosa, no che non sto parlando di collane, no che non sto parlando della droga. Ho dentro, più ho, meno basta, meno mi accontento. Che farò, il male passa, la ridere di me, però la vita è più di quello che intendo dire. Sferro mine, sai, 100 lire, la mia musica valeva solo 100 lire. E ora queste troie fanno me. Comunque è più di 10 anni che rappa Night, è per quello è bravo, me la butto lì. No, non c'è, insieme a loro, sono io che non sopporto nessuno. Mamma mi guarda, dice sono grande, bravo. Adesso pago casa, guarda senza mani, salta, penso agli altri, hanno buttato gli anni. Tanta roba, ha fatto anche la citazione a quando è successo quella, la tragedia al concerto di Sfera. Poi questa sua ormai misantropia la comprendo bene e l'approvo. Sto disco ti è rincazzato un botto per i minutaggi della scorsa reaction. Per i minutaggi, fa vedere i minutaggi. Sì, erano minutaggi perché era un disco rap di quel di quegli anni lì e ha dovuto concentrare i minutaggi. Però mi sono incazzato per i minutaggi, però mi ricordo che poi ho detto comunque in quel minutaggio è riuscito a infilarci un sacco di concetti lo stesso. Quindi in realtà tanta roba. Tanta roba perché se in 3 minuti ti dico 57 cose strafighe, alla fine lo spazio e il tempo si dilata. Quello non sanno, la mia roba se la gustano bailando. Toc toc toc, bustano, stai calmo. So che ce la faremo, mamma, e mi illudi. Poi dici morirai chiudi, sai quando ci ripenso. Questo è Chiptune 8 bit, 16 bit. Fai, yeah, yeah. Bravo Night, cazzo. Guarda quello che mi fai fare. Dici case, il mio amico vive dentro lo studio. Io ti rompo il culo sulla sua base. Chiedo solo su chi posso. Dove, dimmi dove andare, dimmi come segnati il mio nome. Svegliati nel cover, non fare rumore. Guarda come muore uno come me. Oh, madonna. Credi sempre solo in quello che fai. Ma è finita così? No, ancora, 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 Night, ancora, ancora, ancora. Madonna, raga, che bella roba. Cioè, avevo proprio voglia di ascoltarmi un disco rap che mi tenesse su, perché, sai, io no, arrivo stasera, di solito, in condizioni ottimali, alle 9 vado a dormire, perché, sì, faccio lo youtuber, ma faccio la vita del pendolare, mi alzo alle 6, piscio il cane, morde il gatto, vai al lavoro, prendi il treno, torno indietro, giri i video, vai in palestra, torno qua, dopo magari anche 2 o 3 ore di palestra, e sono morto. Io stasera avevo proprio voglia di un bel disco rap. E io mi ricordavo che era un bel disco rap questo. E quindi vaffanculo. Andiamo a sentire Exit. Ehi, hey, mi dissocio. Una tigre muore col veleno. Madonna. Bravo. Minchia, quanto ti capisco. E odio tutti quanti. Quanto ti capisco, Night. Exit. Papi, che suo papà non lo conosce, ironicamente. È fuori da sempre, mamma sempre sorridente, però senza denti. E lei non sa, c'è un universo dentro qui. Nella testa abbiamo un inferno, la mente è una prigione. Meglio se scemo che così. Sì.
Che bella denuncia che ha fatto alla scena. Madonna, comunque le sta tirando, le sta tirando una dietro l'altra. C'è una critica alla scena musicale rap di quei tempi. Infatti lui si è allontanato anche come sonorità e musicalità, eh? Tanta roba, ragazzi. Lo so se volete continuare, visto che c'è la crisi, dite, però i soldi per le... Devi cacciare i soldi, comprare il micro d'oro e andartene a fare in culo. Giusto. Tutto fatto, ne passa 20, non mi leggo. Che ti scassa i denti, sono un pazzo. Se gli vai in mico io spacco, tu muori, è un effetto domino, no, no. L'alfabeta che vota Salvini, piuttosto che sentire ancora Axi Rado. Fare un attentato, se vuote la mia merda, vi riempie. Meglio essere veri che innocui fra... Meglio essere negro che ipocrita. Oh, quanto lo stimo a Knight e quanto pensiamo e diciamo le stesse cose. È impressionante. Comunque, se volete vedere l'intervista a Knight a 3D, la trovate sul nostro canale Arcade Boys, ok? Dai. Effetto domino, raga, non c'è un testo brutto, impressionante. Non c'è un testo brutto, non c'è un testo che io non approvi al 100%. A Silvia, speriamo che non sia una canzone d'amore che devo skippare. Più che andissi ad Axe, l'ho visto come un attestato di stima. Ma allora, lui poi fece la paraculata dicendo... Ma no, ma tutti quelli che ho dissato perché li stimo, perché sono famosi. Va bene, era un periodo dove il dissing serviva per attirare l'attenzione, perché la gente era merda e voleva solo il sangue e non voleva la musica, quindi... Ok. Però diciamo che sentire Axe in radio vuol dire sentire il tormentone, ok? Perché le robe belle di Axe la radio non la passa, o comunque solo in programmi, cioè io Uncool and Proud di Axe non l'ho sentito in radio, per dire, almeno le radio che ascolto io. Comunque ci sta, cioè se è della serie, ci sta anche. Quando ti ho incontrata stavo fatto e non posso fare. Vorrei che fossi un'altra, non voglio far... Bravo Knight. Qui, cucchiaino, bello, fatto bene. Dato il cuore, perché chi ha debole muore. Raga, se non avete capito la satira sociale, si riferiva al fatto che il mood era molto jazz, era molto down, cioè della serie sotto, e quindi portava un certo tipo di... Il prossimo, secondo me, il prossimo è Inferno, no, è Animal. Sai che la politica non va, no. Presidente, me lo ricordo questa era figa. Chiediti, mi fido, non decidi te. I ragazzi a 13 anni scelgono il liceo. A 14 la droga perché zero stimoli. Formato, spero di... Sentite il crossover col chitarrozzo sotto? Seguitemi. Ah, qua era la Eminem. Quanti seguitemi. Quella era proprio la Eminem. Critica non va, no. Presidente, di la verità, no. Night, facci piano con intimità, bro. Sai che l'Italia è ancora timida. Sia noi, i bambini innocenti, solo se sono i tuoi. I vampiri con i denti regni mille. Ci adattiamo come una cassonata in leggings. Mamma mia, quanta verità. Scusa, Bark Mick. Mazza, che palle sta roba. È perché c'è veramente... Cioè, questo è il rap. Il rap è nato per dire queste cose qua. Fare il passo, non mi freghi te, non mi frega un cazzo, non mi freghi te, non mi frega un cazzo. Quanti seguitemi. Censura vive pure nel rap. Tu vuoi rivoluzionare senza uscire mai fuori. Fare roba che piace ai bambini e anche ai genitori. Ponti in Italia, postiamo ancora due foto, mettimi like di nuovo, non voglio stare da solo. Sta roba di postare i like delle tragedie per dire sì, c'è una tragedia, però devo attirare l'attenzione su di me. L'aveva detta un comico della stand-up, forse Ricky Gervais, no? È bello che lui l'ha ripresa come concetto, perché è un concetto molto forte. Questo è rap politico, il rap nasce come denuncia sociale. La prima hit mondiale pop è stata Rapper's Delight, ed era una denuncia del ghetto, anche se era un pezzo da ballare. Quindi se mi dici, perdonami, adesso magari ti sei offeso, coso, che merda sta roba, non lo so, perché c'era la chitarra, Bark e Mick, cioè, boh. So, perché non era banger, non doveva essere un pezzo banger questo, doveva essere un pezzo di denuncia. A me è piaciuto, cioè, il testo è figo, poi se non ti piace la musicalità, una roba e l'altra, ok, quei sono gusti personali, de gustibus non dispustibus est, però... Inferno. Voglio avere ogni puttana, non una ragazza. No, io voglio un edificio, non voglio una casa. Non è riuscito ad avere e comprare il cuore delle persone più vere. No, e vendere la verità per la... Bene, meme, verità. Ecco. Casa, birra per terra, più pare l'intonaco, droga nello stomaco per quelle vite di merda. Prospira un po' d'erba, ho la fila di gente che vuole morire, perché so che con il potere l'uomo rimane sempre da solo. Vabbè, qua è giusto, è il diavolo che parla. Mi piace. Ritornello trap alla sfera, perché... Catchy. No, scusa, questi falsetti, dice l'osta, la caparezza male, mi sanno di sostituto alle doti vocali che ovviamente gli mancano. Non è vero che gli mancano le doti vocali, scusa, l'abbiamo sentito cantare prima nei ritornelli e anche nelle ultime cose che sta facendo. Non è vero che gli mancano le doti vocali, c'ha fiato, non sbiascica quando rappa.
i ritornelli soul, R&B li fa. E semplicemente voleva fare questa cosa in più che non serviva, secondo me. Non dormo, resto alzato, pure quando parli di cazzate. Sempre, non lo fai in modo sensato. Sempre. Poi sono, però anche la morte è dolce. Allora, bello ritornello, però lo saltiamo perché in realtà mi fa cagare. Il testo parla appunto l'inferno, che l'inferno è quello in terra, giustamente. No, no, ma gran disco secondo me. Prossimo pezzo, Ti Am con l'asterisco, chissà perché. Oh, raga, comunque c'è un elemento ricorrente in tutto il disco che è la spiritualità, la religione, il fatto di Dio, del diavolo, della divisione in culture e religioni, dell'infiltrazione anche della chiesa nelle affari di stato, a una certa, potrei azzardare io. Era ricorrente in questo disco sta cosa, eh? Tanto figo, tanta figa. Dio non c'è davvero, l'abbiamo inventato noi. Dove vanno i nostri peccati se non crediamo? È vero che ti amo, è vero che ti amo pure no. Se forse nevica, lei mi guarda con le cosce, chiede. Forse il flow che non mi piace qua, che non troppo posso veloce darle, ti sto imparando a vivere. Quella. O forse sto solo morendo e invecchiando, sì. E benvenuti qua a Radio Arcade di notte. E meno male che anche questa è andata, ma io le canzoni d'amore proprio non le posso patire. Ma pure le più belle del mondo, guarda, è una cosa mia, sono troppo duro per ascoltare le canzoni d'amore, mi dispiace. Sono un uomo di altri tempi. Allora, Fame, ecco, questa è un bello storytelling su Burger King, vai. Questi fanno tipo, zitto, sono ricco, papà guarda come pippo, sto whippo, voglio tino, sì, per te non ti mangiare quella merda. Wow. Più volgare perché più diretto, sto facendo questa roba grande e me la faccio solo. Raga, possiamo non dare per scontato questo testo? Raga, è un testo che va dal sociale all'intimo alla denuncia della scena. Scena che è comunque ancora quella, eh. Questi fanno tipo, e parla dei suoi colleghi rapper, zitto, sono ricco, papà guarda come Pippo, vesto Vuitton, voglio solo fare bingo e dopo scopo e spingo. No? Fingo che le guardie suonino. Lindor, ho fatto questo cioccolatino per te, non mangiarti quella merda della serie, la roba bella è altra. Più volgare perché più diretto, sto facendo questa roba grande, me la faccio da solo come Lindor. Cioè, raga, se ribecco qualcuno, e poi, vabbè, comunque il testo della Madonna, vai. Bro, tu con la vita loga, io con la vita no, chiudo una rima nuova, ho una matita sola, calco fino a rende labile. Mi metto in piedi, ritano quei bicchieri, sono ubriaco, sogno di andare su, ma sono il figlio di troia e niente di più. Ho 23, non riesco a divertirmi, solo me e mia madre. Bravo. Sono settimane che ti sento quanto rappi male, sono arrivato a quello che... Ricorda che ho fame, tanta fame, roba. Salva tutti tranne me, Schwarzenegger. Roba nuova che ti dà la ruota tipo gommista. E beh, ho vista con la solita solfa, tempo che non hai stoffa, che non sei Jimmy Hoffa, che sono sempre più toffa, che il mio flow tipo tonfa ti... Tanta roba. Io ascolti quando rappo ricordo. Dicevamo, ragazzi, dicevamo, M quando ancora spaccava, perché ho detto quella roba? Preso tutto. Ma che cazzo è? Dicevo, perché ho detto M quando rappava? Perché mentre altri hanno evoluto lo stile, Madman è rimasto ancora più o meno con la sua roba, no? Ed è un po' che non lo sentiamo, addirittura è uscito un singolo da poco e nessuno ci ha neanche chiesto di farlo, quindi voglio dire, sta che dico, M quando spaccava. Poi c'è da dire una cosa, Jamie Tice, Madman, Knight, tutta quella nuova vecchia scena, o vecchia nuova scena, ecco, quelli sono gente che live non rappa in playback. Adesso vedo che i concerti rap è proprio come avevo predetto, perché Barlo ha sempre ragione alla fine. Vanno al concerto rap e loro fanno le sporche al microfono con l'autotune e il pubblico canta e il disco gira. I vostri idolini del cazzo con le bambine che piangano. E le canzoni le cantano gli altri. Vabbè, lasciamo stare, va. Gli occhi della tigre, ci guardiamo anche il video e vaffanculo, raga. No, no, non è rove opachi, tutti. Sono un film d'azione, sono tipo il pazzo della stazione. Sveglierò dal sonno la mia generazione. Perché non sono un quante ne dici, ma chi ti riferisci? Sei un figo, visto che i capelli lunghi e lisci. Me lo fai un audio per il mio amico che ti segue. Se glielo fai che canti, giù ti fotto bene, ti collasso nel letto. Pagano le rime, pagano le mine, mi tagano, fanno le carine. Sai che voglio dire, metti monetine, prendi merendino e do le donne. Non ero preparato, sì, sono un carro armato. Sì, sul tuo cazzo di prato. Ti do l'ultimo pezzo di Low e l'altro quanto mi fa schifo. Ciao quando da Silvia. Penso a quello che ha vinto Sanremo, poi mi manca primo. Posso fare trap, posso fare quello, posso fare questo, posso anche fare roba neomelodica. Fatto con schioffi, sia cantare l'opera, cazzo te devo dire. Fatto con schioffi, raga, tanta roba. Se volete vedere le interviste a schioffi, le trovate già due sul nostro canale. Ci trovi sempre su questa wave, con tua madre e tuo padre a farci i bocchini, state zitti. Le lanciava le frecciatine, eh? Le lanciava. Oh, raga, tanta roba.
tanta roba. Allora, lui, se ben ricordo, in questo disco fece tante frecciatine da Axe qui a Sfera e Draftgold, insomma, comunque tutto l'ambiente e come funzionava l'ambiente. Tutta roba che noi approviamo, ma non perché approviamo il dissing fine a se stesso, perché era motivato e soprattutto era spiegato proprio nelle canzoni. Era veramente figo. Io avevo proprio voglia di ascoltarmi un po' di rap fatto bene stasera. Poi vi dirò la verità, a me piace quella roba tipo Club Dogo vecchi, ma non quando Don Joe faceva le zarrate elettroniche, quando rappavano sul boom bap, no, le robe della sciocca o la coca nostra, quelle cose lì, ma perché io mi piacciono le cose classiche, ok? A me piace la roba classica. Però Re Night non annoia. Non annoia perché ha una bella idea, no? Sa cosa vuole dire, lo dice bene. 3DE, fantastico, perché è uno dei produttori anche lì. Non sulla bocca di tutti, ma quando suona lo senti che è lui, capito? Paraguay di Night, quando la fate la reaction? Non lo so, se la facciamo, la guardate? Appena esce? E anche lì, raga, qua, senza, se l'acqua manca e scarseggia, la paperella non galleggia. Ragazzi, bisogna dare per avere, supportare il canale. Comunque, ragazzi di YouTube, questa era il Back in the Days. Se volete, anzi, secondo me, dovreste guardarvelo in live da lunedì al giovedì alle 21 su Twitch, così almeno parliamo direttamente in chat. Quindi, per voi, la puntata finisce qua. Però, like e condivisione, grazie, e iscriviti al canale se non lo sei ancora.